Finalmente, dopo tante partecipazioni, un premio, io direi in questo caso meritatissimo, anche visto il compleanno celebrato quest'anno, i 70 anni dalla Costituzione. È un anno particolare, sono felicissimo perché, come dicevi te, tanti anni di partecipazione, alla fine ci sono riuscito. Per me è una grande soddisfazione, non solo per l'autorevolezza della giuria, ma anche per il profondo significato del premio, il valore dell'etica, il valore della giustizia, il valore della giustizia come un servizio, non come potere, quindi al servizio del cittadino, per una giustizia più giusta, più rapida, di qualità e più vicina al cittadino. Quindi grazie a tutti e mi auguro che anche con le riforme che sono state fatte in questi anni si possa migliorare la qualità del servizio giustizia. Grandi nomi in sua compagnia naturalmente, a cominciare proprio da personalità di estrema importanza che abbiamo visto sfilare. Cosa auguriamo a questo premio? Auguro di continuare così, di parlare alla gente, di parlare alle istituzioni, di cercare sempre quella moderazione, quel senso di equilibrio e di trasmettere sempre messaggi forti. Il premio spazia dalla cultura all'arte, ai prodotti, fa vedere l'Italia bella, l'Italia che va e l'Italia di cui noi dobbiamo essere tutti fieri. Quindi grazie al premio, perché ci regala ottimismo, progettualità, serenità, ci fa capire le grandi potenzialità che ha questo paese. Quindi un messaggio di speranza, di pace, di solidarietà, ma anche di grande prospettiva per le riforme strutturali e per le riforme anche del sistema, che vanno dai trasporti alla giustizia, alla sanità, tocca sempre tutti i campi con grande tempismo, con grande incisività ed efficacia. Quindi auguro al premio di portare questi valori a livello internazionale e di far conoscere a tutto il mondo di quante cose siamo capaci e di quante belle teste ci sono nel nostro paese. Chiudiamo, guardi, proprio veramente l'ultima. Il professor Mirabelli ha riflettuto sul principio di sovranità popolare, vorrei anche una sua brevissima riflessione per Liberi.tv. Grazie, dopo che ha parlato il presidente Mirabelli è difficile aggiungere qualcosa, perché è davvero è un gigante del diritto, è un gigante dell'etica e quindi c'è poco da aggiungere. È chiaro che la sovranità popolare nel nostro Stato e noi nel nostro sistema e nel nostro assetto costituzionale è fondamentale. Pizzo Russo parlava del circuito democratico e quindi si parte dal popolo, dal cittadino e attraverso le istituzioni si deve tornare al cittadino. E il popolo è sovrano, il popolo deve decidere, il popolo però deve anche partecipare. In un momento anche elettorale dove ci avviciniamo, vedere che pochi cittadini vadano a votare è un peccato, proprio perché si deve credere nella sovranità popolare, proprio perché la sovranità popolare nella nostra Costituzione è davvero un pilastro. Noi dobbiamo esercitare questo potere sovrano andando a votare, scegliendo e assumendosi anche la responsabilità di un voto per responsabilizzare sì la politica ma anche noi stessi nelle scelte. Quindi dobbiamo esserne consapevoli e penso che sia la migliore espressione della sovranità popolare l'esercizio del voto, della partecipazione, del contributo costruttivo di idee ma anche di esercizio di un diritto che ci riconosce la nostra Costituzione e che noi dobbiamo non solo vedere garantito ma esercitare. Grazie.